23 marzo mi sono esposto in tutto con la mia psicologa oggi e mi sono accorto di essere più fragile ancora di quello che pensassi. Mi sono messo a piangere, disperato, dolorante, avendo dolori fisici al corpo, rendendomi conto di soffrire su tanti livelli. Qui ho già parlato ieri, ma su anche alcuni a cui non avevo pensato. La cosa che mi ha fatto forse più male di essere lasciato da Jessica è il fatto che lei mi abbia detto che non le piaccio perché sono una persona costruita, sono una persona che sembra che parli in maniera finta, che reciti in continuazione. La cosa che mi fa più male è che lei non abbia capito che non sto fingendo di essere qualcuno, sono io che negli anni ho usato tutte le tecniche che ho per cercare di non balbettare, di parlare, di riuscire a esprimermi al di fuori di tutto quello che provo, di tutta la merda che ho ingoiato. E oggi è stata una giornata tosta, è stata una giornata difficile perché sono passato da un momento di gioia nel periodo precedente a questo, in cui ero tutto gioia, ogni cosa era positiva, ogni cosa era bellissima, a un periodo negativo in cui ogni cosa è merda, in cui un fiume di fango che mi esce dal petto, che mi sotterra, che mi rende difficile respirare. Secondo la dottoressa dovrei ricominciare a riprendere psicofarmaci. Oggi sono stato talmente male che le ho detto ok, cosa non mi entusiasma naturalmente, ma non voglio più stare male così. Mi ha dato il contatto di uno psichiatra perché lei non può prescrivermi nulla e domani lo sentirò. Sconfitto. Sconfitto da me stesso, non sono riuscito a capirmi e a farmi capire.